Il Concilio Vaticano II ha rappresentato l'apertura della Chiesa al mondo e all'uomo. No. Il Concilio Vaticano II ha rappresentato il silenzio sulla dignità divina dell'uomo. Contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Indaghiamo velocemente le quattro fasi della fine dell'essenziale della religione nel mondo cattolico. Preconcilio, concilio, postconcilio e oggi, la situazione odierna. Fase del preconcilio. Punto successivo. Per preparare il concilio abbiamo allora istituito diversi organismi ai quali abbiamo affidato l'arduo incarico di proporre gli schemi di quei decreti attinenti alla dottrina e alla morale, tra i quali noi avremmo scelto, ossia Giovanni XXIII, plurale maiestatis, noi Papa avremmo scelto, quelli che avrebbero dovuto essere sottoposti all'Assemblea Generale del Concilio. Dunque, diversi organismi hanno raccolto i 2150 vota in schemi organici per argomento, i quali poi sono stati sottoposti alla selezione di Giovanni XXIII. Punto successivo. Ricolmi di grande gioia, possiamo finalmente comunicarvi che questi lavori, alacremente seguiti, ai quali hanno dato un contributo solidale e prezioso cardinali, vescovi, prelati, teologi, esperti in diritto canonico, competenti e periti di tutto il mondo, volge ormai al termine. Dunque, il 25 dicembre 1961, 10 mesi prima dell'inizio del concilio, i lavori volgevano al termine. Quei lavori che avrebbero dovuto far durare il concilio appena 2 mesi. Dunque, le intenzioni erano buone e ragionevoli. Ma cosa fece poi Giovanni XXIII all'atto pratico? All'atto pratico, Giovanni XXIII era di carattere arrendevole. Bastava insistere e cedeva a qualunque prepotenza. Se ne ricava un esempio sempre dalle memorie del vescovo Pericle Felici. 7 maggio 1962. Siamo a 5 mesi dall'inizio del concilio. In udienza da Giovanni XXIII. Dico la mia perplessità per la costituzione della sottocommissione per studiare i temi da portare al concilio, richiesta dal cardinal Frings, arcivescovo di Colonia. Dunque, c'era già una commissione che aveva gli schemi da presentare al concilio, ma questo cardinal Frings di Colonia, vescovo del Nord Europa, aveva chiesto di costituire una sottocommissione per studiare i temi da portare al concilio. Perché? Ci sono ancora 5 mesi prima del concilio e poi durante il concilio ci sarà anche tutte le occasioni per discutere gli schemi. Perché? Per quale motivo? Tuttavia, il Santo Padre è d'avviso che, se insistono molto, è più opportuno non contrariarli. Ecco, con Giovanni XXIII era sufficiente insistere molto. Fase durante il concilio. Con questa personalità arrendevole di Giovanni XXIII, accade che il 22 aprile 1963, dopo la prima sessione di concilio
e in preparazione della successiva, quando tutti sapevano che egli era gravemente malato, i vescovi tedeschi ultraprogressisti presentarono al Papa 12 loro nuovi schemi per sostituire quelli preparati da lui per il concilio. E Giovanni XXIII accetterà la sostituzione. Forse nell'illusione di poter terminare il concilio prima della sua morte. Forse per evitare che il Papa successivo potesse sospendere il concilio. Secondo quanto riportato dal settimanale cattolico francese DICI, 22 aprile 1963, c'è stata la prima sessione del concilio. Qui siamo nella intersessione, ossia nei lavori tra una sessione e un'altra del concilio. Cosa accade? 12 nuovi schemi made in Germany, ossia dei vescovi del nord Europa, sono trasmessi al Papa per sostituire quelli della commissione preparatoria. Il Papa approva i nuovi testi dei 12 schemi e li fa recapitare ai padri conciliari. Egli chiede alle commissioni di fare presto. Tutti sanno che egli è gravemente malato. Tutti i giorni è vittima di emorragie. Infatti, Giovanni XXIII morirà un mese e mezzo dopo, il 3 giugno. Stessa rendevolezza, Giovanni XXIII ha manifestato addirittura per l'accantonamento di una sua costituzione apostolica, la Veterum Sapientia, con la quale obbligava la lingua latina in ogni ambito della Chiesa, compresa la messa. Suona strano, vero? Il 22 febbraio 1962, dunque 8 mesi prima del concilio, Giovanni XXIII l'aveva promulgata a San Pietro, alla presenza di alcuni cardinali, di tutto il clero romano e firmandola sull'altare della confessione di San Pietro. Dunque con una certa solennità, ad indicare che Giovanni XXIII la considerava importante, importantosa, importantissima. Infatti nella Costituzione Apostolica scriveva: dopo aver esaminato queste cose e dopo averle valutate attentamente, con sicura coscienza del nostro ufficio, è sempre il Papa che parla, e nell'esercizio della nostra autorità, stabiliamo e ordiniamo quanto segue. E andiamo al punto numero 2. I medesimi vescovi e superiori generali degli ordini religiosi, mossi da paterna sollecitudine, vigileranno affinché nessuno dei loro soggetti, smanioso di novità, scriva contro l'uso della lingua latina nell'insegnamento delle sacre discipline e nei sacri riti della liturgia. Messa. E con opinioni preconcette si permetta di estenuare la volontà della sede apostolica, dunque Papa, in materia e di interpretarla erroneamente. Dunque queste sono cose già successe e di cui aveva esperienza. Eh sì, questa cosa della messa in latino è una cosa che non conosce quasi nessuno. Perché tutti sono convinti dai film e dalle serie TV che Giovanni XXIII volesse una messa in lingua volgare. Non è così. Ma 9 mesi dopo, appena iniziato il concilio,
il settimanale francese DC riposta questi due avvenimenti. Dapprima, questo 23 ottobre del 1962, dunque una decina di giorni dopo l'inizio del concilio, l'opinione pubblica fa il suo ingresso nell'aula conciliare, quando Monsignor Van Bekkun, Indonesia, probabilmente è un olandese, dunque una persona proveniente dal nord Europa, tiene la prima conferenza stampa per spiegare che l'uso del volgare nella liturgia è una questione di vitale importanza. Quindi, come risponde il Papa che si vede sui giornali questa presa di posizione categorica? Sempre dal settimanale francese, 4 novembre 1962. Giovanni XXIII, rivolgendosi ai padri conciliari, ai vescovi del concilio, prende posizione a favore dell'uso del volgare nella liturgia. Riprende il tema del suo discorso d'apertura. È naturale che la novità dei tempi e delle circostanze suggerisca delle forme e dei metodi diversi per trasmettere all'esterno la stessa dottrina e darle una veste nuova. Dunque, con una immagine poetica, Giovanni XXIII, dovendo rinunciare al latino, indica la lingua utilizzata nella messa come una veste, un qualcosa di esteriore. E alla fine la Veterum Sapientia, proprio per la sua inflessibilità a favore della lingua latina, non viene menzionata nemmeno una volta nei documenti del concilio, tanto meno in quello dedicato all'aggiornamento e al rinnovamento della liturgia, chiamato Sacrosanctum Concilium. Aggiornamento, rinnovamento, manca una cosa, il cambiamento. Ma questo lo farà Paolo VI nel post-concilio. Nella ottava parte, fase del post-concilio, con la riforma della messa di Paolo VI, e fase dell'oggi, con la dichiarazione di Abu Dhabi del 4 febbraio 2019. Alla prossima, indagatore! E indagatore, qua c'è il prossimo video.